Siamo al Mico di Milano, alla prima giornata del Salone del Risparmio. In questo video parleremo del rapporto che le famiglie italiane hanno con il risparmio e con l'investimento. E lo faremo con Simone Rosti, Country Editor d'Italia di Vanguard. Rosti, un approccio corretto al risparmio e all'investimento è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Quali sono le regole di base da seguire? Le regole base da seguire sono fondamentalmente quattro. È importante avere degli obiettivi di investimento chiaro, è importante e fondamentale considerare i costi degli investimenti nei quali si vuole appunto investire per raggiungere i propri obiettivi. Bisogna avere un'estrema attenzione nei confronti del bilanciamento, che significa la diversificazione tra le varie classi di investimento nelle quali si vuole investire, e infine l'elemento più importante di tutti, la disciplina. È importante mantenere la rotta rispetto a quelli che sono i propri obiettivi di rischio, senza i propri obiettivi di investimento e il proprio rischio, senza farsi cogliere da difficoltà legate a contesti quali quello attuale, in cui le tensioni geopolitiche possono impattare la propria emotività. Il supporto del consulente finanziario può essere determinante per una allocazione corretta dei propri risparmi. La consulenza però ha ancora troppi costi occulti a causa del sistema delle retrocessioni. Come intervenire per riuscire ad abbattere le commissioni? È fondamentale intervenire sui costi. Un euro in più speso nelle commissioni di un prodotto significa un euro in meno nella performance dei propri risparmi. Quindi il modo migliore per ragionare su una consulenza trasparente, equilibrata, sostenibile e che faccia l'interesse del consulente, della banca, ma soprattutto del risparmiatore, è ragionare rimuovendo il conflitto di interesse. E ciò si può fare con la consulenza a pagamento, oppure con strumenti a basso costo all'interno di contenitori, quali quello assicurativo, oppure quale le gestioni patrimoniali. Però i sottostanti devono essere strumenti a basso costo efficienti, quali ad esempio gli ETF. Ci racconta come sta cambiando la consulenza in un mondo sempre più digitale? I giovani sono il nostro futuro e i giovani ragionano con un modello diverso e un approccio diverso rispetto a quello con cui ragioniamo noi e hanno ragionato i nostri genitori. I giovani oggi cercano nel digitale le risposte a tutto, incluso il risparmio e gli investimenti. Per cui è un richiamo a tutta l'industria, sia dei gestori e dei produttori di prodotti e di investimenti finanziari, sia ai distributori e ai consulenti, di avere un approccio più vicino ai giovani e più efficiente da un punto di vista digitale. Pensiamo che ridurre il digital gap, il divario digitale tra noi, tra il mondo dell'industria e i risparmiatori, soprattutto i più giovani, potrà permettere un approccio più efficiente, meno costoso e di lungo termine per tutti i risparmiatori italiani.